sono Federico Giuliani, sono Renzo Marifacini, capo redattore del Pensiero Forte, giornale web. Abbiamo deciso di invitare Federico, che ci dà l'onore di fare la sua prima nazionale della rappresentazione del suo libro qui da noi. Federico è un caro amico ormai, già presentò il suo primo libro sulla Corea del Nord, nato dal suo viaggio, sua esperienza diretta e personale in quello che è un paese definito spesse volte un paese bunker, un paese ignoto, un luogo di cui si sa molto da un punto di vista dei luoghi comuni, ma poco della realtà storica, sociale e politica. Federico oggi presenta, in collaborazione col Pensiero Forte, che proprio nella sua intenzione diretta, nella sua originale ispirazione culturale, ha quella di promuovere una cultura che sia controcorrente per la rifondazione di un pensiero unico. Modererà Andrea Virga, dottor Virga, che ha fatto la prefazione del libro, nonché Lorenzo Centini, in qualità di rappresentante dell'Associazione Culturale Studi Ferrum, che ci ospita quest'oggi. Un caro applauso a Federico Agliato. Allora, non c'è molto da dire in realtà, perché appunto Lorenzo ha già introdotto egregiamente tutti e due gli autori, Federico Giuliani, che tra l'altro recentemente è anche sbarcato su Il Giornale, ormai da qualche mese, sul Fatto Quotidiano, sulla rubrica Occhi della Guerra del Giornale, Andrea Virga con alle spalle una fortissima attività non solo di autore di testi, di libri che abbiamo anche qui nella nostra biblioteca di sede, ma anche di contributore in varie testate e di, diciamo così, famoso per far parte dell'organizzazione della Cattolice Nord Europa. E oggi parliamo di un tema, quello della Corea del Nord, che noi abbiamo individuato come particolarmente interessante. All'interno della sede di Soli Ferrum, ormai da qualche mese, ormai quasi da un anno, abbiamo registrato qualche cosa che sotto gli occhi di chiunque si approcci alla politica internazionale. C'è una nuova fase di scontro. Non solo uno scontro Cina-Stati Uniti, su cui tra l'altro sono uscite varie pubblicazioni negli ultimi mesi a testimonianza dell'interesse che c'è su questo tema. Penso alla trappola di Ucidide, che è appunto sullo scontro Cina-Stati Uniti, mi sembra libro di Ellison se non vado sbagliando. Ma abbiamo anche notato altri cicli che si sono aperti negli ultimi mesi: un ciclo di scontro Europa-Stati Uniti, un ciclo di scontro di rivitalizzazione dell'Asia, un ciclo di ammodernamento della Cina e che coinvolge quindi effettivamente la Corea del Nord. In tutto questo il tema Corea del Nord ha fatto forse più rumore di quanto effettivamente esso abbia influito sulla politica internazionale. Ricordiamo tutti il tam-tam a livello mediatico sulle bombe di Kim, sull'arsenale nucleare di Kim e su tutta la telenovela vera e propria che è stata fatta sugli incontri. Telenovela non per l'importanza stessa degli incontri, ma per come sono stati coperti. Quindi una presentazione di un libro che poi è la continuazione ideale del libro precedente, come appunto sosteneva, come appunto ci ricordava Lorenzo, appunto di Federico sul suo viaggio in Corea del Nord, testimonia un'attenzione più approfondita sul tema, di modo da afferrare molto più saldamente il filo rosso che lega i ritmi dello scontro Cina-Stati Uniti, i ritmi dello scontro Europa-Stati Uniti, i ritmi della possibile convergenza Cina Europa, come abbiamo visto appunto in questi giorni con l'accordo quadro per la Via della Seta. Quindi, grazie alla competenza di Federico Giuliani, che si è occupato più specificamente del tema coreano, anche attraverso lo studio della lingua, che è sempre una cosa che molto spesso purtroppo i giornalisti italiani non fanno quando parlano di cose non europee e non italiane, e di Andrea Virga, che invece ha scritto molto su tante cose e ha più un approccio sulla questione di cosa può dire un tema interessantissimo, quello del Juche, cioè una delle colonne dell'ideologia al momento dello Stato, insomma della politica dello Stato nordcoreano, possono darci un quadro complesso e completo di questo scontro, di questo tema, che non deve tramontare perché è meno ai margini di quello che può sembrare. Vi lascio al prefatore e all'autore del libro e vi ringrazio per la vostra presenza. Ma diciamo che si può dire, uno potrebbe dire, ma a me che mi importa quella del Nord? Legittimamente. Il problema è che nel momento in cui poi anche sui giornali viene fuori
una serie di problematiche, per esempio si è parlato abbastanza della questione un po' quasi da sopopera sull'ambasciatore della Corea del Nord che defeziona dall'Italia, allora che la figlia rientra, ma è questione di questi giorni, per dire in Spagna gli stessi forze dell'ordine spagnole hanno ammesso che i servizi statunitensi hanno fatto irruzione in una villetta alle porte di Madrid dove abitava uno degli ambasciatori della Corea del Nord in Spagna. Quindi il problema è che oggi come oggi uno può anche dire vabbè, io mi chiudo e non mi interessa il resto del mondo, e poi il resto del mondo viene a bussarti la porta a chiederti il conto, e quindi bisogna capire cosa vogliono o di cosa si sta parlando. Quindi dal punto di vista, io poi sulla parte più tecnica, più sui contenuti della Corea del Nord, poi lascerò la parola volentieri a Federico. A me interessa in realtà parlare più, anche perché io a differenza di Federico non sono stato in Corea del Nord, non è un tema di cui mi sono occupato nello specifico. Però la cosa interessante e importante, a mio parere, è capire un attimo il contesto storico e filosofico di cui si sta parlando. Quella cosa che io ritengo, infatti, sarà uno dei leitmotiv di un libro che mio che uscirà tra breve, che affronterà diverse problematiche di tipo geopolitico da questo punto di vista, e capire bene un attimo il contesto storico e geografico in esame. Il fatto, per esempio, che molte problematiche della Corea del Nord, che uno pensa magari, ah, ma sono loro che sono comunisti, sono... Uno va a vedere e scopre che il fatto di essere abbastanza chiusi dal punto di vista economico, avere anche una certa diffidenza verso il mondo esterno, è tipico di tutto il mondo estremo orientale. A parte la Cina, che è già un paese molto più aperto dal punto di vista economico, ma se andiamo a vedere anche paesi che hanno un sistema politico che è essenzialmente una democrazia liberale, anche abbastanza basata sul modello occidentale, come possono essere Taiwan, la Corea del Sud, il Giappone, si vedrà che sono paesi che, per esempio, se si parla di economia, sono molto chiusi, molto prudenti verso più che gli investimenti esteri, che a loro tempo furono molto importanti per il loro sviluppo, rispetto all'importazione di beni esteri. Corea del Sud o Giappone, per esempio, tendono a valorizzare molto l'industria locale in maniera molto forte, così come sono paesi che, per esempio, sono molto contrari alle migrazioni di massa. Paesi come Corea del Sud, piuttosto che il Giappone, gli immigrati ammontano un 2-3% della popolazione. Di qui la maggior parte, alla fine, sono comunque o cinesi o coreani o filippini, comunque appartenenti a uno stesso contesto etnoculturale, come siamo infatti anche l'Italia, fino a qualche tempo fa, la maggior parte degli immigrati in Italia erano comunque albanesi o meno, insomma comunque europei, comunque certo ci sono stati i loro problemi, specie perché ricordo gli anni 90, però più vicini a noi, infatti molti di questi sono integrati in maniera abbastanza anche rapida, questo vale anche per paesi che comunisti non sono, anzi, sono paesi che si sono affermati, penso a Taiwan, Corea del Sud, per tutti gli anni, fino agli anni, fine degli anni 80, hanno avuto delle dittature militari fortemente, ferocemente anche anticomuniste, nel senso non erano proprio dei santi, se vogliamo, anche dal nostro punto di vista, però appunto hanno svolto il tema e da molti punti di vista noi possiamo dire che non sono così diversi invece dai loro vicini, tra virgolette, comunisti come la Corea del Nord, piuttosto che il Vietnam, piuttosto anche la Cina. Quindi questo è un punto da tenere presente, da capire bene un attimo di chi stiamo parlando, capire che non sono persone che ragionano come noi europei, perché sono, vengono da una cultura diversa. Maggior ragione, se pensiamo alla Cina, che per buona parte della storia globale hanno avuto un ruolo predominante, e solo negli ultimi 150 anni, loro dicono veramente, ma noi fino agli anni 40 dell'Ottocento eravamo uno dei paesi più importanti, poi sono nati gli europei, non mica noi. Hanno comandato loro in casa nostra, noi ci siamo rimasti male, adesso siamo ripresi, vogliamo un attimo tornare al punto di Dio. Questo è importante. I coreani la pensano, che anche loro ebbero nell'Ottocento gli stessi problemi analoghi, la pensano alla stessa maniera, lo stesso giapponese, insomma. Sono questioni di chi che possono parecchi lontani, ma qui occorre tenere presente nel momento in cui oggi arrivano, per esempio, le multinazionali cinesi da noi a fare affari, piuttosto che anche gli stati giapponesi, ma anche
i coreani che ormai hanno avviato anche un processo di apertura al mondo esterno con i dovuti caveat, con le dovute restrizioni e prudenze. Quindi questo è un punto da tenere presente. L'altro punto interessante, che secondo me forse è quello più, diciamo, affascinante proprio del modello coreano, non è tanto i contenuti. Sui contenuti si può discutere, si può vedere se hanno fatto bene, hanno fatto male. Per esempio, a mio parere, il fatto di cercare di tenere testa agli americani dal punto di vista militare convenzionale, nel senso, dunque, Corea non aveva le stesse potenzialità degli Stati Uniti. Loro ci hanno provato, a un certo punto addirittura il 25% della spesa pubblica coreana andava nell'ambito militare, è stato un problema, è impedito comunque un... Su questo, insomma, si può discutere, però mentre questo è un punto, dipende soprattutto da loro. Una cosa interessante, invece, quando si parla di Juche, che la loro idea filosofica non è tanto marxismo, l'idea Juche letteralmente vuol dire soggetto. Cioè mettere al centro dell'azione politica e culturale il soggetto. Quindi anche l'azione politica dipende da quello che vuole fare il soggetto politico in questione. Ora, se noi facciamo un attimo il confronto con quello che succede da noi, nel momento in cui ci dicono ma noi abbiamo bisogno comunque dell'Europa, perché ma cosa pensano, che l'Italia possa essere sovrana da sola? L'Italia... Poi rispetto alla Corea, comunque l'Italia è una delle principali potenze economiche mondiali. L'Italia rimane il secondo paese manufatturiero in Europa, dopo la Germania. Cioè ha evitato una deindustrializzazione come quella che è successa ad esempio in Francia, in Inghilterra. Per cui noi, con tutti i nostri difetti e voleri che abbiamo, abbiamo un potenziale molto maggiore. Così come anche adesso si parla la questione della... che gli americani o piuttosto gli europei tirano un attimo, remano contro la possibilità di un accordo italiano con i cinesi, ma insomma noi non siamo nati ieri, noi abbiamo lavorato tanto su queste cose da decenni. Ora, dire che i cinesi sono una minaccia, mentre il fatto che invece Trump ci chiede di pagargli il pizzo per avere le basi statunitensi in Italia, è abbastanza problematico. Insomma, ci serve da pensarci un attimo sopra, anche a prescindere dal punto di vista ideologico. Quindi su questo noi abbiamo, però ci ripetono ma cosa volete essere sovrani senza l'Europa, cosa che vale fino a un certo punto. È ovvio che se l'Italia vuole essere una grande potenza, allora se vogliamo una potenza mondiale, allora non si può prescindere dall'Europa. Se parliamo di potenza regionale è un altro discorso. Abbiamo paesi come l'Iran, la Turchia, non è che sono paesi che guazzano dell'oro, però in Iran come in Turchia, per esempio, decidono come giostrarsi, come lavorare in ambito internazionale, cioè con chi relazionarsi, con chi fare affari, con chi collaborare a livello militare, a livello economico. Noi invece partiamo, i coreani del nord ci sembrano alla fine, in effetti non è un paese ricco, un paese che ha i problemi, però loro, una cosa che per certi versi invidio, decidono un po' come regolarsi. Per esempio, loro sono sempre stati un po', anche nell'epoca fino agli anni Ottanta, in cui comunque nell'ambito, nella sfera orientale, nell'ambito comunista, era un po' dominata dal contrasto tra l'Unione Sovietica e la Cina. Ebbene, loro ci tendono a mantenere sempre un rapporto equidistante sia tra i cinesi che tra i sovietici. A sapersi gestire, a saper regolare in base a quello che, non tanto quello che dicevano Mosca o Pechino, ma quello che conveniva loro. Quindi, quello a un certo punto di vista è un esempio interessante da cui va tenuto presente. A maggior ragione, filosoficamente, si parla di Juche, io ho fatto il parallelo della frazione con il concetto greco di autarchia. Ora, in greco autarchia in realtà è un termine ingannevole, perché può essere in realtà traslitterato e tradotto in due modi. A seconda se uno usa la K o la chi, sono delle lettere greche, dove autarchia con la chi è una questione di dipendere dal comandare a se stesso, quindi governare se stessi. Autarchia con la K invece significa bastare a se stessi, quindi autarchia in senso economico deve da lì, deve dal fatto che noi comunque siamo a livello agricolo, produciamo come? Ma anche a livello industriale.
Quindi quello non è, non siamo un paese che dobbiamo per forza importare da fuori, ma sappiamo come gestire le nostre produzioni. E dall'altra parte anche a livello appunto di autarchia, quel chi di gestione, di governarsi a livello geopolitico, insomma anche lì, almeno sulla carta, avremo di che della nostra. Quindi su questo noi, no, con tutto che va detto, secondo, a mio parere, con tutti i limiti e contraddizioni del caso, l'attuale governo qualcosina sta facendo in questa direzione. Invece i coreani, noi guardiamo, diciamo, questi effettivamente non è, possiamo dire che si abbiano particolari, e però intanto loro, col fatto che adesso ad esempio hanno le testate nucleari, è una questione che mette loro nelle condizioni di poter trattare con gli Stati Uniti da pari a pari. Kim viene va a parlare con Trump alla pari, Trump abbaia, ma alla fine con la Corea deve comunque trovare un accordo per la bene a tutti. Va bene gli Stati Uniti, va bene la Corea, va bene anche vicino alla Corea. Cina, Corea del Sud, Giappone. Noi invece siamo economicamente, siamo messi molto, molto meglio della Corea, tutte e due, anche quella del Sud. Teniamoci conto che la Corea del Sud, noi la conosciamo per Gangnam Style, ma parliamo, loro hanno cominciato a crescere negli anni 70 perché hanno un sacco di manodopera a basso costo. Loro hanno cominciato a crescere un po' come i cinesi, hanno fatto un accordo. Tra l'altro, fino agli anni 80 era una dittatura feroce. Se uno era vagamente per una questione di giustizia sociale, già un comunista lo ammazzava. Non è che facevano tanti, si lasciavano tanti problemi in merito. E però, dandosi da fare con l'appoggio americano, già poi vabbè, in realtà inizio anni 90 Corea a livelli Spagna, Portogallo, non è che fossero adesso effettivamente come benessere si è posto un record d'Italia, con tutto il paese con il più alto tasso di suicidi al mondo, ha tutti i seri problemi, vabbè, ma intanto loro hanno fatto il loro, sono andati da fare, quindi figuriamoci quello che può fare, insomma, adesso Corea del Nord, anche loro vorrebbero trovare un accordo alla parte cinesi che hanno comunque il loro tipo di carriera, il loro tipo di modello da seguire, e stanno facendo abbastanza bene, insomma. Figuriamoci noi invece, che in tutto che abbiamo una prospettiva molto molto buona, ma ci troviamo a dover dipendere, se l'agenzia di rating tossisce un po', noi subito a metterci a pecora, a dire no scusate, noi non volevamo turbare i mercati, no. Quindi quello secondo me è l'aspetto più interessante del Nord, non tanto gli aspetti locali, quello hanno fatto anche loro errori, hanno fatto anche quello è un problema diverso, ma quello è una cosa interessante. Quindi secondo me la Corea del Nord l'ha tenuto un occhio per due motivi. Uno, perché comunque viviamo in un'epoca estremamente globale, per cui nessun paese è attualmente estraneo all'Italia. Persino, non so, il Mali, piuttosto il Burundi, sono paesi di cui un minimo va tenuto d'occhio, va capito un attimo cosa vogliono fare. Un paese comunque la Corea, che alla fine è consumato con potenza nucleare, è un paese comunque una certa, è uno dei posti caldi nell'ambito estremo orientale, va comunque l'occhio. L'altro aspetto è il fatto comunque che anche da parte nostra vedere un attimo, capire che non c'è soltanto il modello che ti insegnano i vorti di Bruxelles, piuttosto che i tecnici finanziati dal Fondo Monetario Internazionale, insomma, capire un attimo. Non per dire che bisogna fare come fanno loro, paro paro, però capire un attimo che si può anche fare diversamente, si può anche pensare alla nostra destra. Quindi quelli sono i due punti che mi interessano. Poi sul contenuto, su quello che è la Corea del Nord, io lascio la parola volentieri al buon Federico, che ci ha studiato, c'è stato, quindi può parlare anche in maniera un pochino più. Io ho anche ribadito nella preparazione che la cosa bella, un po' come il mio libro su Cuba che trovate qua, che lui c'è stato, cioè ci ha studiato e c'è stato, quindi lui conosce un po' l'aspetto teorico, non è arrivato lì senza conoscere nulla, perché c'è gente che arriva a Cuba senza sapere nulla di Cuba e pensa, ah vabbè, ma qui alla fine sono tutte puttane, vabbè, capito, ma insomma, sono stati 250 anni di storia prima, per arrivare a questo, cioè, non è che uno può pensare che sia lo stesso, è lo stesso, così come invece quelli magari hanno anche rinciucchiato qualcosa, però non ci sono mai stati, non sanno nulla. Invece, infatti, adesso io lascio volentieri, chiudo e lascio volentieri a Confederico di parlare invece del libro
del corpo del testo e invece è molto più interessante. Innanzitutto grazie al Pensieroforte di avermi dato la possibilità di presentare qua anche il secondo libro e grazie a tutti i presenti. Beh, intanto vorrei partire dal titolo. Questo libro si intitola La rivoluzione ignota. Questo perché? Perché da tutti la Corea del Nord viene definito un paese bunker, come hanno già detto Lorenzo e Andrea, viene definito un paese addirittura tuttora stalinista, un paese che non è mai cambiato, un paese vecchio, decadente, in cui 24 milioni di persone vanno dietro alle idee di un presunto folle. In realtà la Corea del Nord è cambiata tantissimo dentro, al suo interno, ed è cambiata attraverso una rivoluzione silenziosa, una rivoluzione che non è mai stata raccontata da nessuno, perché quando parliamo di Corea del Nord vediamo sempre notizie eclatanti, per giunta mai confermate, oppure gossip, oppure sempre tentativi di criticare un sistema che è completamente diverso da quelli che troviamo in Occidente, ma che comunque, pur con tutti i suoi limiti, per il contesto in cui si trova funziona, e funziona perché ci sono dei dati che lo dimostrano, tra l'altro dati elaborati da, tra virgolette, nemici, quindi coreani del sud o americani. E questa rivoluzione ignota ha dato dei frutti, perché da quando Kim Jong-un, cioè l'attuale presidente, è diventato leader di tutta la Corea del Nord, l'economia del paese sta crescendo a tassi del 4%, cioè con un tasso di crescita del 4%, si stima da 3,5 al 4%. Non stiamo parlando di numeri enormi, però dobbiamo capire che la Corea del Nord è un paese che ha addosso sanzioni di ogni tipo, di conseguenza è un paese isolato ed è un paese che non può commerciare con nessuno, in sostanza, perché chiunque cerchi di tessere relazioni con Pyongyang viene colpito dalle sanzioni americane, e quindi chi è che vuole rovinarsi per fare degli affari con un paese di 24 milioni di abitanti? Nessuno. Nonostante questo, il paese è riuscito a crescere. Come ha fatto? Attraverso delle riforme dell'attuale leader. Ci sono riforme interessanti che hanno modificato di fatto il sistema economico, mentre la leadership politica è rimasta intatta, e quindi c'è un partito unico e quindi una ideologia ben precisa, come ha spiegato anche Andrea, il Juche, che può essere definito come socialismo con caratteristiche coreane, quindi un mix tra socialismo, nazionalismo e anche confucianesimo. La parte economica è cambiata moltissimo, è cambiata dando dei frutti tutto sommato discreti. Cioè, ad esempio, negli ultimi anni nella Corea del Nord si è aperto, pur con moderazione, una sorta di mercato privato. Potrebbe essere una aberrazione parlare di mercato privato in Corea del Nord, eppure è così. Non è più come una volta dove il singolo individuo che si arricchiva veniva automaticamente, non so, arrestato o chissà cosa. Oggi si sta nascendo in Corea del Nord una cosiddetta classe media. Chiaramente il governo attuale mantiene sempre la ritualità stalinista, mantiene sempre i riti marxisti, però ci sono delle aperture evidenti. A Pyongyang si stima che stia nascendo una discreta classe media, cioè un insieme di persone che in quanto a, diciamo così, vizi, in quanto a consumi, possono competere con famiglie che possono esserci a Roma ma anche piuttosto che a Milano. Ad esempio stanno nascendo ristoranti sempre più specializzati in cucine straniere, tra cui anche un ristorante italiano. Stanno nascendo interi quartieri moderni, ultra tecnologici, in cui le abitazioni iniziano ad avere valori importanti. E qui partiamo subito da una prima riforma, ad esempio la riforma, se così vogliamo, relativa alla casa. La casa viene sì assegnata dal governo al singolo cittadino, però c'è una sorta, chiamiamola così, di diritto di residenza. Questo diritto di residenza negli ultimi anni inizia a essere venduto o ceduto da singoli cittadini ad altre persone. Si è creato di fatto una sorta di mercato immobiliare che ha portato delle abitazioni a valori, non so, anche di $200,000 nelle zone più chic di Pyongyang. Eppure siamo in Corea del Nord, nessuno ne parla. Secondo la stampa, diciamo, mainstream, la Corea del Nord sarebbe un paese comunista dove tutto è chiuso, non cambia mai niente, però intanto c'è stata questa sorta di rivoluzione da un punto di vista immobiliare, con famiglie sempre più esigenti di voler abitare in abitazioni di un certo tipo, e il governo infatti ha fatto tantissimo. Quando è arrivato Kim Jong-un, Pyongyang ha cambiato bene, nonostante tutte le sanzioni, nonostante tutte le chiusure.
ci sono interi quartieri che sorgono così, non proprio dall'oggi al domani, ma nel giro di pochi mesi. Questo grazie anche a tutto il sistema ideologico che c'è all'interno del paese, perché l'esercito non viene utilizzato soltanto per fare guerre, ma viene utilizzato magari anche per fare lavori socialmente utili. E questa è già una prima riforma. C'è anche una riforma agraria importante da tenere in considerazione, che più o meno accompagna quella delle case. I terreni degli agricoltori non sono di proprietà delle singole persone, sono di proprietà dello Stato. Cioè lo Stato mantiene il controllo su tutti i settori economici, su tutti gli asset più importanti del paese, però sta dando modo all'individuo di poter in un certo senso emergere però senza che l'individuo stesso superi lo Stato. Ad esempio, per quanto riguarda i terreni, gli agricoltori ricevono dal governo la concessione di poter usufruire di questi territori, però non devono rendere l'intero raccolto allo Stato, ma negli ultimi anni c'è stata questa riforma, possono tenere tra il 30 e il 50%, poi queste sono riforme che comunque variano da zona a zona, variano da anno a anno, comunque c'è una sorta di massimizzazione. Io do quello che devo allo Stato, però poi posso mantenere me stesso e fare con quello che riesco a ricavare. E questa è una riforma importante, nessuno ne parla, però la Corea si sta muovendo in questa direzione. Non è niente di trascendente, in realtà è quello che più o meno ha fatto la Cina gradualmente, passando da riforme simili, è arrivata ad essere la potenza che è oggi. Certo, il paragone non si può fare per quanto riguarda le dimensioni della Cina e tutto quanto, però il percorso è quello. La Corea magari vorrebbe anche aprirsi, ma non può farlo, perché la Cina all'epoca in cui ha fatto le riforme, anche con Deng Xiaoping e prima, non aveva sanzioni che ha adesso la Corea. Non aveva tutte queste sanzioni, non aveva questo cappio al collo. La Corea, senza sanzioni, probabilmente avrebbe già intrapreso questa sorta di apertura, che poi apertura è fino a un certo punto, che chi comunque è stato anche a Pyongyang vede come il paese non si è chiuso, gli affari ci sono anche qua. Non troviamo sicuramente multinazionali americane, però troviamo una marea di cinesi, ci sono industrie anche cinesi che cercano di arrivare attraverso joint venture l'economia locale. Troviamo imprenditori anche siriani, non è da escludere, cioè, ci sono tantissime persone che fanno affari con la Corea del Nord nonostante le sanzioni. Poi ad esempio c'è stata una riforma sulla legge delle imprese. Il governo in sostanza dice ai suoi imprenditori, cioè anche questo chiamiamolo tra virgolette imprenditori, di poter creare joint venture con imprese estere. Nel progetto di Kim Jong-un, uno dei progetti di Kim Jong-un era ad esempio di aprire una zona economica speciale al confine con la Corea del Sud, Kaesong. Qui io ci sono stato a Kaesong, che è una zona in cui c'è tutto, ci sono già hotel, ci sarebbero già negozi già allestiti, ci sarebbero infrastrutture, c'è tutto, però dall'oggi al domani, per via delle sanzioni, tutto è rimasto com'è. Quindi diciamo, le idee ci sono, i semi sono stati piantati, però è difficile che ci possa essere una concretizzazione effettiva. Quando poi parliamo di Corea del Nord, dobbiamo, come ha detto anche Andrea, dobbiamo sempre riferirsi alla Cina, perché Cina e Corea del Nord sono sempre stati un po' come labbra e denti. C'era questa espressione che anche già dai tempi di Mao veniva ripetuta continuamente sulla letteratura inerente a questi due paesi. Per la Cina la Corea del Nord è un cuscinetto situato in una zona strategicamente importante, perché la Corea del Sud in sostanza è indipendente fino a un certo punto, sappiamo bene che è una sorta di baluardo americano, di conseguenza avere lì un paese come la Corea del Nord alleato è fondamentale. Quindi Cina e Corea del Nord sono unite, però non sono solo unite a parole. Io francamente in questi anni, da quando poi ho iniziato a studiare la Corea del Nord, non ho trovato da nessuna parte la menzione di un accordo fondamentale tra i due paesi, che c'è dal 1961, nessuno ne fa riferimento, ma è anche una delle cause per cui l'America non ha ancora bombardato Pyongyang. Cioè dal 1961 c'è un trattato di cooperazione e di amicizia tra Pechino e Pyongyang, e nell'articolo 2 di questo trattato molto articolato, che verte anche su rapporti culturali, tutti i tipi, diciamo, l'articolo 2 parla di una cooperazione militare. Quindi se uno dei due paesi venisse attaccato mai da qualcuno, l'altro deve scendere in guerra a sostegno del suo alleato. Quindi se la Corea del Nord venisse attaccata dall'America, c'è questo contratto, un accordo che vale a tutti gli effetti, secondo cui la Cina scende in campo. Quindi,
Quindi è anche per questo che l'America non ha mai forzato più di tanto, però nessuno lo viene a dire. Questo accordo fu firmato nel 61, vale 20 anni, l'ultima volta è stato firmato più o meno negli anni 90, comunque ha un valore fino al 2021. Quindi fino al 2021 c'è questa sorta di garanzia extra, nessuno ne parla, ma anche negli ultimi incontri tra Trump e Kim Jong-un, certo, bisogna... l'America ha dovuto fare i suoi conti, non è che poteva andare lì a caso. Quindi di conseguenza il ruolo di Xi Jinping anche nello spingere il paese a riformarsi, a cercare di emulare il modello cinese è forte. E io da un punto di vista personale non escludo che ci sia anche il presidente cinese dietro questa sorta di riappacificazione tra Washington e Pyongyang. È anche una mossa molto intelligente, non solo da parte della Cina, che vuole comunque sia avere una regione, cioè quella asiatica dell'estremo oriente, completamente pacificata senza che ci possano essere focolai di alcun tipo, ma anche da parte di Kim Jong-un, perché Kim Jong-un è riuscito a vedere da pari a pari il presidente americano, e non c'è stato nessuno, né suo padre Kim Jong-il, né suo nome Kim Il-sung erano mai riusciti a essere accreditati e legittimati così agli occhi della politica internazionale. Soprattutto nell'ultimo vertice di Hanoi in Vietnam di qualche settimana fa non c'è stato l'accordo sperato, non c'è stata la fumata bianca, però tutti i giornali sottolineano questo fallimento, soprattutto sottolineano che Kim Jong-un ora ricomincerebbe a fare questi test nucleari. Anche qui apro una parentesi, ultimamente se avete sentito la notizia secondo cui una zona della Corea del Nord potrebbe rifare test, in realtà quella è una zona da cui lanciano satelliti, la Corea sta cercando di lanciare un satellite, però è stato scambiato, chissà perché, come un nuovo missile, quindi come una nuova minaccia. Comunque sì, anche nell'ultimo vertice Kim Jong-un è tornato a casa da vincitore a tutti gli effetti, perché agli occhi del proprio popolo lui è trattato da pari a pari con un paese che ha risorse da un punto di vista economico e militari neanche lontanamente paragonabili a quelle della Corea del Nord. Agli occhi invece dell'opinione pubblica è diventato un leader in giacca e cravatta, non è più quel folle, no? Quello che chiamavano, lo stesso Trump l'ha definito Rocketman, oppure i vari Economist, Time, tutti questi giornaloni l'hanno sempre un po' definito un bambino che si diverte a giocare con i missili. In realtà la politica della Corea del Nord c'è un disegno ben preciso, c'è un disegno che deve tener conto di come si evolve il contesto storico e politico. Kim Jong-un, con le carte che aveva a sua disposizione, è riuscito a giocare una partita straordinaria. Sarebbe come mettere una panda e una Ferrari a fare una sfida di velocità, e nonostante questo la panda riesce a tenere in testa la Ferrari. Quindi in futuro poi cosa succederà? È difficile dire cosa succede, anche se stiamo già parlando in realtà di un nuovo incontro all'orizzonte, e sicuramente avverrà un nuovo incontro. Fosse stato probabilmente per Trump, la fumata bianca ci sarebbe già stata. Perché l'America, bisogna capire che quando si parla di America non si parla mai di un blocco unico. Trump è un po' una mina vagante, una mina impazzita all'interno della Casa Bianca, ha il suo ragionamento, il suo modo di fare, il suo ego, il suo narcisismo. Lui ha voluto trovare questo rapporto intimo e diretto con Kim Jong-un, cercando così di dar fama alla sua figura di uomo d'affari. Lui di solito è diventato famoso per quello, quindi non sbaglia mai a fare accordi. Però all'interno della Casa Bianca non c'è solo Trump, ci sono una serie di personaggi, penso ad esempio a Bolton, penso ad altri falchi che vorrebbero un pugno duro senza se e senza ma. Quindi è anche per questo che la fumata bianca non c'è stata, perché se poi uno ragiona un attimo, nello stesso periodo in cui c'era l'incontro tra Trump e Kim, la sera proprio prima, venne fuori la notizia dell'avvocato di Trump di un nuovo scandalo interno. Di conseguenza, quando un presidente come Trump sta per fare di sua spontanea volontà un accordo con la Corea e però deve anche pararsi da tutte le magagne interne, questo è un problema. Lui avrebbe, senza questi problemi interni, probabilmente avrebbe già fatto un accordo con gli altri, anche perché Trump è un uomo d'affari, a lui non è che va a vedere l'ideologia del paese, piuttosto che una persona razionale che pensa ai suoi affari, probabilmente vale o non vale, questo è sempre un americano rimane, quindi deve fare l'interesse degli Stati Uniti d'America. Però comunque c'erano già all'orizzonte diversi accordi con la Corea del Nord, si pensava già a una serie di hotel addirittura
a marchio Trump da costruire sulla penisola. Io ho sempre detto che viviamo tempi divertenti. E quindi diciamo viviamo un tavolo di compiare Trump Power. Diciamo che c'erano degli accordi anche che Trump avrebbe potuto fare con il presidente nordcoreano da persona a persona. Poi chiaramente anche dalla parte coreana tutti considerano la Corea del Nord come un monolite, però anche lì dentro, anche all'interno dell'Assemblea Suprema, comunque sia negli ordini più importanti, ci sono delle frammentazioni evidenti, perché mentre Kim era disposto anche a fare questo accordo, questa concessione agli Stati Uniti, insomma qualche militare o qualche maresciallo, diciamo alto comandante, non è che teneva così di buon occhio questa pacificazione, perché questi dicevano va bene, facciamo pace con l'America, ma una volta che si fa pace, quindi l'esercito non serve più a niente, noi perdiamo il nostro status. Quindi tutti e due i presidenti avevano pressione un attimino da contenere. Alla fine la fumata bianca non c'è stata, ma presto ci sarà, perché ricordiamo che c'è un altro attore fondamentale da tenere in considerazione, cioè la Corea del Sud di Moon Jae-in. Moon Jae-in ha speso tutta la sua campagna elettorale degli ultimi mesi nel puntare sul processo di pace con i cugini del nord. Ci sono stati incontri con Kim e a breve ci saranno anche le elezioni a Seul, quindi insomma la Corea del Sud ha pronta centinaia di miliardi di won da investire in progetti infrastrutturali, e non solo con la Corea del Nord, ma fino a che le sanzioni non vengono tolte non ci può essere niente. Addirittura si parla anche del ruolo della Russia di costruire una rete infrastrutturale, in particolare una ferrovia che colleghi Vladivostok, comunque sia la parte settentrionale della Corea del Nord, con Seul, quindi questo per far passare tutte le risorse energetiche e economiche. Vabbè, se funzionasse, si parla che la Corea unita sarebbe la seconda potenza dell'Asia orientale, esatto. Dopo la Cina e prima del Giappone. E prima del Giappone. Col potenziale. È per questo che geopoliticamente la Corea del Nord è rilevante. Non è che uno parla della Corea del Nord solo per Kim, ma ci sono dietro, diciamo, tutta una serie di spunti di riflessione da considerare. Quindi è un po'... Volevo riflettere con te, Federico, per introdurre anche altri due temi di cui uno tra l'altro è già stato quasi introdotto. Da un lato la questione è questa, assolutamente interessante. In Asia noi abbiamo visto negli ultimi 10 anni una crisi delle democrazie ed un ritorno di quelle che in un linguaggio di pura scienza politica si chiamano democrature, cioè sostanzialmente un potente ritorno dell'esecutivo e della governabilità massima all'interno di cornici democratiche. Penso per esempio alla Turchia, penso alla Federazione Russa, penso anche in parte, abbiamo visto anche alla Cina, dove comunque ci sono dinamiche popolari e politiche più interessanti di quello che noi possiamo sospettare. Mi chiedo, all'interno di questa riforma, di questa apertura, c'è la possibilità per la Corea del Nord di un cambio, non di regime, ma di rapporto con i corpi sociali, oppure come in Cina una riforma economica si accompagna per forza ad una stabilità politica? E la seconda domanda è questa. L'unificazione coreana, che prima Andrea ha evocato, è qualcosa che stimola i coreani, ma è qualcosa anche che spaventa tutti gli altri, perché, come ricordava sempre Andrea, la Corea unita sarebbe nei fatti una delle prime 10, penso largamente una delle prime 10 economie mondiali. Quindi io mi chiedo, le forze centrifughe, quelle che vogliono tenere divise le Coree, sono più forti, oppure a un certo punto le forze centripete possono trovare uno spazio? E se lo possono trovare, in che forma? Nella forma di uno Stato Unito, nella forma di una confederazione, nella forma di un patto continuo e perenne? Per quanto riguarda il tema dell'unificazione, qui ci sarebbe da fare probabilmente un incontro dedicato proprio all'unificazione coreana, che è un progetto che in realtà è in piedi da tantissimi anni. Già addirittura Kim Il-sung, cioè il nonno dell'attuale presidente, aveva fatto un programma, aveva proposto all'allora presidente sudcoreano un programma in vari punti, di tra l'altro molto interessante, di cercare di unificare i due paesi. Poi tutto questo non ebbe più seguito, il tema si eclissò dietro poi le continue minacce degli allora presidenti statunitensi, tra i vari Bush, Clinton, eccetera eccetera. Arriviamo poi al presente, all'attuale presente. Cosa può succedere? Sicuramente le forze esterne, che sono spaventate da una possibile unificazione,
comunicazione sono nettamente più numerose rispetto a quelle interne che vorrebbero riunificarsi, cioè pensiamo addirittura anche al Giappone, ma anche gli stessi cinesi, penso che siano così i cinesi non entusiasti, ma più che altro sai perché quando te comunque sia consideri la penisola coreana una sorta di alleato strategico, comunque non sono molto entusiasti, sia chiaro, perché c'è anche chi ha detto che comunque sì, l'esempio di pragmatismo di tutto, però esatto, dice sempre comunque sia sarebbe anche un bene per la Cina perché si potrebbero fare affari con una penisola completa, di conseguenza una Corea unita farebbe gola ai cinesi anche nel loro disegno di cercare di scavalcare gli Stati Uniti all'interno di una posizione globale. Quindi un conto è commerciare solo con la Corea del Nord, un conto è fare affari con una Corea unita. Già la Corea del Sud è uno dei principali partner commerciali, Corea del Sud è comunque la Cina, piaccia o meno, anche se sportivamente fanno presto, no, queste antiche sì, però per antagonisti che siano, ma alla fine affari sono affari, si può fare di... comunque per quanto riguarda la domanda, la forma migliore è sicuramente dal mio punto di vista una confederazione, perché riunire due paesi che in realtà per millenni sono stati l'unico paese, al di là dei vari regni, no, la storia feudale della Corea come di gran parte dei popoli asiatici, la Corea è una, è sempre stata una, si trova separata da più o meno dal 1953, cioè anno della fine della guerra di Corea, poi la Corea è sempre stata una. Però diciamo che in questi anni ci sono state delle differenze abbastanza marcate che hanno quindi creato due popoli diversi, sia per quanto riguarda il tenore di vita, sia per quanto riguarda il modo di pensare, cultura e ideologia. Anche lo stesso linguaggio, la lingua coreana è una, però il dialetto nord del nord è diverso da quello del sud, non sempre se io porto amici sudcoreani un testo del nord riescono a leggerlo perché ci sono degli accenti, delle parole che non vengono più usate, quindi unire tutti e due i paesi così subito di botto creerebbe uno shock abbastanza importante, nettamente meglio fare una confederazione, magari una confederazione graduale che punti su progetti concreti, magari un progetto economico, poi un progetto culturale, poi c'è sempre questa critica che viene mossa, no? Dicono se la Corea dovesse unirsi tutti i coreani del nord emigreranno, cioè spariranno tutti che accorsero in Corea del Sud, e poi c'è l'altra diciamo l'affermazione che fanno è che i coreani del sud non vogliono l'unificazione. In realtà non è così, ci sono stati alcuni sondaggi da parte di numerosi anche media sudcoreani dove si dimostra che i coreani del sud vogliono l'unificazione, mentre negli anni scorsi questo era un tema che non fregava niente a nessuno. Oggi più o meno il 60-70% delle persone vorrebbero e vedono di buon occhio l'unificazione. L'anno scorso c'era anche un buon terrorismo psicologico, parliamo che fino all'89 non era proprio, cioè noi signora, ma Corea del Sud piuttosto che Taiwan erano regimi di estrema, cioè anche la destra anticomunista liberale, che alla fine, cioè infatti loro sono. Non era un proprio non era una democrazia liberale come noi in Europa, parliamoci chiaro. Non lo è mai stata. Però qui, se uno già diceva di avere, cioè non dico di essere comunista, ma già di volere come sociali, insomma, non è che c'erano tanti là. Sono vari episodi, e comunque sia, non è così. Cioè, i coreani del sud vorrebbero riunirsi ai coreani del nord, perché comunque la sovranità è importante sia per quella del nord che per quella del sud. Alla fine la loro storia, la radice è la stessa, quindi. I popoli più omogenei del pianeta, esatto. Va bene, loro sono gli stessi, hanno la stessa lingua, è tutta da 2000 anni e basta, esatto. Quindi, quasi da nessun altro posto al mondo c'è lo stesso tipo di. Magari noi italiani, noi abbiamo una grande identità, una grande eredità storica, ma da noi ci sono chiunque. Loro invece sono sempre stati molto da una cosa e l'altra, fin da. Prima di Cristo erano sempre stati molto stretti, cioè, magari essendo di Filippo, ma sì, però tutti i coreani erano. E quindi l'intenzione è quella di unirsi, però anche qui bisogna sciogliere diversi nodi, quello delle sanzioni, poi le ingerenze estere, cioè quindi l'America, anche lì no, in passato hanno fatto questi incontri multilaterali, ora mi dicono bisogna unificare quella del nord e quella del sud. Lasciamo perdere l'America, fai parlare le potenze che sono all'interno di quella regione. È vero che comunque in Corea del Sud oggi di fatto comanda l'America, perché in caso di guerra se l'ha parlato anche negli anni scorsi, se ci dovesse essere una guerra tra Corea del Nord e Corea del Sud, i generali della Corea del Sud non contano niente, il presidente della Corea del Sud non conta niente, perché se
gli americani avessero voluto all'epoca, vorranno, insomma, non si sa, spingere per fare la guerra, l'ultima parola è la loro, quindi ecco perché vengono tirati sempre dentro. Comunque, prima o poi l'unificazione è necessaria, Mentre per l'altra domanda, quella secondo cui mi avete detto della trasformazione della politica interna, se non sbaglio. Sì, perché alla fine tutti i paesi asiatici che erano democrazie sono mosse verso una, diciamo così, una formula che si chiama in inglese governance molto più forte. Certo. Mentre i paesi che avevano una forma comunque autoritaria sono mossi verso una parziale autorità. No, l'apertura dal mio punto di vista non ci sarà, cioè non ci sarà un'apertura politica, la linea politica rimarrà quella e ci sarà comunque sia il partito unico, io sto parlando prima della riunificazione, quando ci sarà una riunificazione, se ci sarà, poi le parti si dovranno mettere lì anche per capire come quale forma. Questo sarà un problema poi che è secondario, qui sarebbe assurdo parlarne perché sarebbe fatta politica. Comunque, prima della riunificazione, anche nei prossimi anni, nonostante a mio avviso ci sarà una apertura sempre graduale, comunque sia controllata dallo Stato e più che altro funzionale al mantenimento dello Stato e del potere stesso, la linea politica non verrà mai stravolta. E questo, quello che posso dire io è che secondo me la Corea diventerà una Cina in miniatura probabilmente, o se no c'è anche chi ha parlato di una nuova Singapore, perché anche Singapore tutti la immaginano come un'isoletta felice, come un'isoletta, in realtà è un'isola è un'isola dove il potere depressivo è molto forte, Singapore sia un male o un bene, semplicemente bisogna prendere atto che la Corea del Nord se uno immagina la Corea del Nord come una nuova America, una nuova Francia, cioè è possibile, la Corea del Nord rimarrà così. Legato anche appunto a questo discorso che sto facendo in questo momento, e il problema fondamentale è che noi spesso riteniamo che certi paesi caratterizzati da strutture politiche autoritarie siano necessariamente, come ricordavi prima e come criticavi prima, monolitici. In realtà la Cina, se uno per esempio va a vedere anche la Cina che prendiamo qui ad esempio come un popolo simile o comunque come popolo contiguo, chi osserva la politica cinese vede che in realtà la politica cinese è tutto meno che monolitica. Ci sono delle frange, ci sono delle correnti, in una dinamica, in una grammatica politica diversa ovviamente da quelle occidentali e democratiche, ma ci sono scuole diverse, gruppi diversi, all'interno dei poteri locali, ad esempio, ci sono continui ricambi dal basso verso l'alto e dall'alto appunto verso il basso. Quindi io mi chiedo, tu che hai avuto anche modo di frequentare la lingua coreana, quindi hai avuto anche modo di avvicinarti a fonti informative di formazione coreane, sia interne nordcoreane che parlavano di Corea dalla Corea, ti chiedo, esiste questo magma politico in Corea del Nord? Lo subodoravi prima, no? Le fazioni, oppure non riusciamo a comprenderlo perché c'è una puntina fumogena davanti? Allora, esistono sicuramente, chiaramente il governo della Corea del Nord non è che spinge molto su questo tasto, loro si presentano come un paese compatto, un paese in cui tutti vanno nella stessa direzione, però chiaramente i vertici, anche all'interno della stessa Assemblea Popolare Suprema, non c'è solo un partito, perché tutti pensano al partito unico, in realtà ci sono vari partiti, più partiti che in realtà sono satelliti del Partito dei Lavoratori, quello che ha portato avanti la rivoluzione e tutto quanto, però ci sono delle visioni diverse, delle visioni anche, prima parlavamo delle riforme, mica tutti in Corea del Nord erano d'accordo e sono d'accordo con questa possibilità di riformare il mercato. E quando parliamo di riforma del mercato non dobbiamo pensare a un'apertura totale, all'apertura di McDonald's, multinazionali, no, ci sono vari modi di fare riforme, c'è il modo giusto, il modo sbagliato, quindi non tutti vedono di buon occhio questa riforma, però chiaramente quando ad esempio dicono Kim Jong-un ha fatto uccidere Tizio o Caio, in realtà non è che ha fatto uccidere nessuno, semplicemente c'è un ricambio, nella logica anche della politica asiatica, tu hai parlato prima della Cina, cioè Xi Jinping prima di avere la leadership che ha adesso ha dovuto fare una pulizia abbastanza massiccia all'interno del partito, ha dovuto fare dei ricambi importanti dietro alla campagna anticorruzione, in realtà lui ha fatto fuori diversi personaggi che comunque sia in un modo o nell'altro cercavano di mettere i bastoni tra le ruote al suo disegno, cioè la linea deve essere unica, c'è spazio per la discussione ma non ci devono essere dissidi, più che altro democratico. non ci possono essere due soli.
può essere un sole, magari qualche altro pianeta, però comunque te devi dietro a me. Quindi Xi Jinping, ad esempio, in Cina, cioè Xi Jinping, ma all'interno poi del panorama politico cinese degli ultimi tempi stanno tornando fuori i neomaoisti e sono visti un pochino come fumo negli occhi da Xi Jinping, perché ci sono delle criticità all'interno della Cina che potrebbero sfociare, potrebbero provocare delle rivolte. Di conseguenza, se vengono fuori dei personaggi, soprattutto, che cominciano a dire ai tempi di Mao eravamo tutti uguali, perché oggi comunque in Cina c'è una disuguaglianza abbastanza forte tra i nuovi ricchi e le persone delle campagne, se queste delle campagne cominciano a dire ma ai tempi di Mao c'era questo, c'era quell'altro, insomma, c'è il rischio che tutto il disegno di Xi Jinping vada a monte. Quindi, come c'è in Cina, ma questo vale anche per la Corea, è un po' la scuola politica asiatica, anche per tempi immemori c'è sempre stato l'imperatore, poi giù giù ci sono state sono stati vari funzionari che chi più chi meno cercava di mettere i bastoni tra le ruote, cercava soprattutto di utilizzare una politica che facesse comodo a lui e non tanto allo Stato, e questo è rimasto valido tutt'oggi. Cioè, questi paesi asiatici, da un punto di vista storico, hanno fatto un salto enorme per quanto riguarda la modernizzazione, la tecnologizzazione, ma sono rimasti, cioè gli manca il passaggio da un punto di vista sociale, perché da un punto di vista anche politico, parlavo prima di queste fazioni che ricordano quasi l'imperatore, cioè non sono cambiati tantissimo dall'epoca feudale, anzi, e questo non è positivo né negativo, assolutamente, però comunque c'è stato questo dislivello anche, e quindi all'interno della Corea del Nord ci sono sicuramente fazioni che spingono per una maggiore apertura, altre che vorrebbero una chiusura, non viene pubblicizzato ovviamente, è anche difficile cercare di fare come per la Cina e dire questi sono neomaoisti, questi sono X e questi sono Y, no? Però comunque ci sono. Se sei d'accordo, Federico, lascerei la parola se ci sono delle domande dal pubblico, nel caso ci siano. Prego. Una domanda sul processo di gestazione di queste riforme. Cioè, mi è sembrato di capire che queste sono riconducibili alla successione, all'avvento del nuovo del nuovo Kim, non mi ricordo come si chiama, del nuovo Kim, sono sempre come Kim, va bene. Però ecco, questo processo di formulazione di queste riforme mi è venuto nel senso, intendo, cioè dipende dall'arrivo del nuovo Kim che formula una serie di proposte, oppure è un entourage che forma queste proposte, o addirittura ci sono queste volontà di riformare, e questo spiega anche l'arrivo di Kim, perché se non sbaglio Kim è il terzo figlio, quindi insomma inizialmente perlomeno dall'esterno si è presentata questa successione come un pupazzo che viene messo lì da altre forze per far qualcosa, sia per conservare o per riformare. Ok, allora, Kim Jong-un, molto dipende anche dalla formazione personale dei leader. Ad esempio Kim Jong-un è un personaggio che ha fatto studi universitari in Europa, quindi conosce già un attimino il mondo europeo, conosce già come, non so, anche da un punto di vista, è molto internazionale, diciamo, a differenza del suo padre e del suo nonno, invece non avevano questa formazione. Quindi da questa influenza che ha avuto lui ha cercato di applicare una sorta di modernizzazione, ad esempio anche questo pallino di cercare di importare all'interno del paese auto di lusso, non so, Mercedes piuttosto che Range Rover. Lui vedeva che comunque negli altri paesi d'Europa c'era questa circolazione di vetture di un certo tipo, perché in Corea no? Quindi facciamolo, porta benessere al popolo, quindi facciamolo. Però chiaramente il processo non è che è lungo, non è che uno si alza la mattina e impone facciamo queste riforme. All'interno della Corea ci sono degli organi istituzionali, c'è una costituzione, anche se qualcuno pensa e racconta la Corea come un regno dove Kim Jong-un si alza la mattina e decide cosa fare, ci sono dei procedimenti politici ben precisi, c'è un'assemblea popolare suprema che sarebbe più o meno il Parlamento, l'organo legislativo, c'è un presidium e ci sono delle sessioni in cui i rappresentanti che occupano i 687 seggi si incontrano e discutono. Queste proposte di riforma partono ovviamente dall'alto e vengono proposte, sono sottoposte a votazioni, a controvotazioni, e quando hanno il via libera poi vengono approvate, però sono comunque sia procedimenti graduali, sono procedimenti che impiegano del tempo comunque anche poi a essere effettivi, anche gli effetti stessi
sono effetti che si vedono nel tempo. Kim Jong-un è arrivato più o meno nel 2011 e i primi effetti delle sue riforme si vedono oggi, quando i coreani del sud, l'Italia dice che coreani del sud, dice che il tasso di crescita è del 3,5%. Certo, l'economia parte da molto in basso, però soprattutto quello che si è detto prima, cioè comunque sia un tentativo di smarcarsi da tutti questi problemi e cercare di andare oltre. Però c'è un procedimento molto lungo, poi anche le elezioni, domenica scorsa ci sono state le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Popolare Suprema. Ora, l'elezione nordcoreana non può essere paragonata alla nostra, senza dire se è meglio o peggio, comunque sia, è un'elezione, cioè il popolo viene chiamato a scegliere i propri rappresentanti, con dei procedimenti più o meno complessi, e in un capitolo qua ne parlo specificamente proprio di questi organi, e comunque è un processo lungo, non è che ci sia una, così dall'oggi al domani. Ok, se non ci sono altre domande, se Federico non vuole aggiungere nient'altro, io vorrei la fine, perché vi ringrazio della presenza, nel caso in cui vogliate acquistare il libro è qui presente. Nel caso in cui invece vi interessassero altri temi, per esempio anche trattati dall'ASL, di Nuova Europa, di Bibliografia. Tra l'altro, lui sa un libro sulla Corea del Nord, che anche quello sarà in uscita. No, grazie, che uscirà a breve, perché adesso ha iniziato a metterci mano al buon Federico. Adesso sto finendo via traduzione di un accademico statunitense, tra l'altro noto per. Considerato che Stati Uniti è considerato un revisionista, perché lui ha detto: ah, guardate, abbiate pazienza, ma la guerra di Corea non è tutta colpa di Corea dei comunisti, anche gli americani ci hanno messo loro. E quindi gli Stati Uniti, quello insegna a Chicago, già, però insomma anche noi chiaramente cose diverse, tagli diversi, ma sono tutte cose che concordano tutte a dare un'impressione più ampia rispetto a quella che c'era nei nostri giornali, che non c'è. Io per motivi anche mi sto occupando molto di Cina, persino sulla Cina, che è una tematica molto importante ora del nord, per ovvi motivi, perché i cinesi ne hanno e come i soldi, vogliono investire. Eppure su questo tema alla fine la parte italiana c'è molta ignoranza, anche i giornali reagiscono in maniera estremamente dipendente dalle opinioni del politico di turno, per cui quando. Se da Washington dico no, non dovete fare affari con la Cina perché sono cattivi, o da dovete fare affari con i comunisti, si attaccano ancora con la scusa. O anche la Repubblica dall'Europa dico no, però quando la Merkel è stata a Pechino 11 volte, quindi diciamo che sia un approccio più accademico, ma anche un approccio, infatti io. È bello, c'è un libro che merita e va anche un libro comunque meno, un taglio un pochino più divulgativo come questo di Federico, ci aiuta anche a capire un attimo quello che poi è, quali sono i problemi in ballo e quali sono anche le questioni su paesi molto lontano da noi geograficamente, che però secondo me anche lì, se l'Italia potesse, io credo che ci sia come di spazi per l'industria italiana. Anche il gioco a Pyongyang è stato fatto da un'azienda del nord Italia. A parte che anche loro hanno qualcosina, specie sulle cose tipo di massa, alcune cose tipo di statue, anche certe cose. C'è una cosa recentemente, era non sulla Tana, c'è una cosa nostra che c'era la presenza di un'azienda nordcoreana, mi sembra. Quanto riguarda l'opera d'arte, probabilmente no. Nell'ambito. Quella in onore al rilascimento panafricano e tutto, è stata costruita in Corea. Loro su queste cose, più per esempio, mentre per dire un paese anche come qui ho molta dimestichezza, come Cuba, dal punto di vista magari dei servizi così, molto più occidentale, da una parte culturalmente, alla fine sono molto, però se andiamo a vedere dal punto di vista invece poi pragmatico, dell'industria pesante. Infatti devono comunque i coreani da questo punto di vista sono molto più attivi in
infatti anche certe cose comunque le fanno, cioè in particolare a livello di costruzioni, a livello di estrazione mineraria, insomma, sono, poi vabbè, sai, è anche un modo di pensare molto diverso da quello nostro, cioè anche, ma ripeto, gli stessi giapponesi o sudcoreani che hanno comunque un sistema politico simile al nostro, hanno una prospettiva comunque che non è la nostra dal punto di vista magari anche delle libertà individuali piuttosto che del valore dato a singola persona. Basta guardare i telefilm a sudcoreani. Questo è una fede di Io non è che sono un grande speranza. No, invece io penso che guardare i prodotti di intrattenimento, no, sicuramente interessante, però sì, io... no, sia una chiave di lettura carina, antropologica, per capire un popolo, e non rende onore tra l'altro, ma molti paesi asiatici, perché prendiamo ad esempio la Corea del Sud con il Korean Pop, oppure il Giappone con tutte le sue sfaccettature dell'industria pornografica, quindi vediamo che no, è io l'industria pornografica della paese taglierei, no vabbè, ma parliamo, diciamo, ne parliamo dopo fuori dalla trasmissione dell'industria pornografica, ma diciamo solo la questione di questione di migrazione. Vi ricordo che nel caso vogliate acquistare il libro, qui c'è l'autore, ci sono i libri da acquistare. Nel caso vogliate acquistare altri libri della loro edizione, ne abbiamo qui presenti, abbiamo qui un collaboratore. Vi ringrazio ancora per la presenza e ovviamente noi rimaniamo.